Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come si fa il risotto primavera, un piatto coloratissimo e davvero delizioso. Vediamo la ricetta. Per fare il risotto primavera noi utilizziamo 200 g di asparagi, 150 g di piselli freschi oppure surgelati se non è il periodo, 150 g di fave novelle, una piccola carota da 60 g e 100 g di cipolla, 350 g di riso carnaroli, 2 cucchiai di olio, mezzo bicchiere di vino bianco, quindi 60 ml, 40 g di parmigiano reggiano, circa 20 g di burro, sale e pepe. Per il brodo vi serviranno 2 litri di acqua, mezza cipolla, mezza carota, il sedano e utilizzeremo poi il resto delle verdure che andremo a tagliare. La prima cosa da fare è proprio preparare il brodo. Sale e facciamo cuocere dal bollore circa 20 minuti. Nel frattempo possiamo tagliare i nostri ortaggi primaverili, quindi cominciamo dagli asparagi togliendo la parte più dura. Come vi abbiamo detto, ovviamente tutte queste parti che andiamo ad eliminare le utilizziamo per il brodo. Poi con il pelapatate togliamo eventuali altre parti più dure. E gli scarti sempre li metteremo nel brodo. Se ve lo state chiedendo, il peso degli ortaggi che vi abbiamo dato è al netto, quindi tolti gli scarti. Se l'asparago è molto sottile, ovviamente non c'è bisogno poi di andarli con il pelapatate. E gli asparagi li tagliamo a rondelle. E le punte le mettiamo da parte per dopo, perché poi hanno una cottura anche diversa. Le fave anche le abbiamo pulite. Se avete delle fave più grosse e volete un sapore più delicato, potete anche togliere il guscio della fava. Tagliamo anche le carote. Tagliamo la cipolla e dopo aver tagliato tutti gli ortaggi possiamo dedicarci al soffritto. 2 cucchiai di olio in una padella. Ovviamente deve essere bella ampia per il risotto. Abbiamo messo la cipolla, aggiungiamo anche la carota e le facciamo passare per 5 minuti. Cominciamo a mettere gli ortaggi che rendono il piatto estremamente primaverile, bello colorato. È davvero un piacere mettere in tavola il risotto primavera in questo periodo. Anzi, se lo fate, fateci sapere voi che ortaggi primaverili mettete all'interno del risotto primavera. Facciamo cuocere altri 5 minuti. Facciamo tostare ora il riso con le verdure. Un paio di minuti e poi versiamo il vino bianco. Aggiungiamo il brodo filtrato, deve essere un po' a pari con il riso, quindi più o meno forse 3 mestoli, vediamo se ce la facciamo. Abbassiamo a questo punto la fiamma e di tanto in tanto, quando vediamo che si asciuga, aggiungiamo l'altro brodo. La cottura indicata sulla confezione è di 18 minuti, quindi parte da adesso. Il timer di 18 minuti, però 5 minuti prima andremo a mettere anche le punte degli asparagi perché, come vi abbiamo detto prima, hanno una cottura diversa.
Ovviamente questo è un po' il metodo antico della nonna per fare il risotto, eh. Noi vi abbiamo fatto vedere anche il metodo classico più moderno, diciamo, che è quello di far tostare il riso da solo all'inizio, però anche così in realtà viene benissimo. Poi noi questa ricetta l'abbiamo sempre fatta così per anni, quindi la lasciamo così. Ecco qui si è asciugato, quindi procediamo con l'altro brodo. Quindi dovete fare questa operazione sino alla cottura. Sempre filtrato. Mettiamo dunque le punte degli asparagi. Mancano proprio 2 minuti, quindi mettiamo il sale. Il pepe. Ancora brodo. Spegniamo la fiamma e a fiamma spenta, quindi stiamo mettendo il burro e il parmigiano. E la ricetta è terminata. Fateci sapere nei commenti se rifate il nostro risotto primavera. Se non volete mettere il burro, potete mettere 2 cucchiai di olio. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere tante altre ricette tradizionali italiane come questa. Spiegate sempre nei dettagli in modo che possiate davvero replicarle. Alla prossima ricetta, ciao! Che bontà!